una giornata molto importante questa. E in effetti noi siamo venuti da Bologna come delegazione della LAV per ribadire il concetto della vivisezione, cioè che effettivamente è un male curabile, nel senso che c'è possibilità, ovviamente in maniera più veritiera, di arrivare a dei risultati più probanti con i sistemi alternativi. Mentre qui c'è un interesse talmente forte da un punto di vista commerciale per gli stabulari, per le multinazionali degli allevamenti degli animali da vivisezione, che ovviamente c'è una resistenza fortissima su questo argomento, diciamo. E noi oggi siamo qui per rafforzare questa manifestazione, per cercare di fare in modo di riuscire, in poche parole, ad evitare tutti, possibilmente tutte le sperimentazioni in generale, ma anche quelle più cruente, quelle senza anestesia, tutte quelle prove che ovviamente era, come legge la proposta era quella di evitare di utilizzare gli animali più volte per esperimenti dolorosi, e che adesso si stanno rimangiando tutto. Noi vogliamo un cambiamento della nostra società e un cambiamento della ricerca, con una ricerca più approfondita, con metodi migliori. Il metodo che viene sostenuto, il metodo vivisettorio, risale a Erofilo, al 300 prima di Cristo, e non è mai stato validato. Quando mai è stato validato? Mentre esistono decine di metodi validati. Io ho qui nella borsa l'ultimo numero delle Scienze, ci sono ben 7 articoli sulla ricerca scientifica cellulare e genetica, nessuno sulla ricerca su animali. Vuol dire qualcosa questo o no? Nella mia biblioteca ci sono almeno 8 libri che parlano dell'aspetto economico della medicina, della dipendenza dai farmaci della massima parte della popolazione. Ciao, siamo qui per protestare contro una sanità che non sta funzionando in questo paese, che blocca la ricerca, che non dà spazio ai metodi alternativi e che sta rovinando un tavolo che era stato messo su con il precedente governo. Quindi chiediamo di riprendere le operazioni per questo tavolo, per una sanità migliore in questo paese, per una ricerca migliore.